Che 1.700.000.000 che il CIO dà per le Olimpiadi, noi non li avremo diversamente per dedicarli anche al miglioramento della città, quindi noi possiamo anche dire dovremmo utilizzare quei fondi per qualcos'altro. Piccolo particolare che se quei fondi non ci sono non li utilizziamo né per quello né per altro. Concludo semplicemente nell'annunciare che voteremo a favore ovviamente della nostra mozione e di tutte le mozioni sulle quali il Governo ha dato parere favorevole, e vorrei concludere, visto che stiamo parlando di sport, con una metafora sportiva e dire con grande sincerità che ritengo che si faccia più onore a Roma e al Paese, che si rispetti di più la capitale e la sua storia, se una classe dirigente dà tutto per arrivare al traguardo piuttosto che ritirarsi prima della partenza per manifesta inferiorità. Grazie. La ringrazio Presidente Giachetti. Prima di passare ai voti saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Giancarlo Siani di Napoli che seguono i nostri lavori. Come da prassi le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Fassina ed altri numero 1-1090, su cui il Governo ha espresso parere contrario. Dichiaro aperta la votazione. Vi prego di restare ai vostri posti perché abbiamo un po' di voti davanti e quindi facciamo prima se non vi muovete. Vecchio. Chi non riesce a votare, chi ha problemi con il dispositivo, Bossa, Di Salvo, Nesci, D'Incecco, ancora Di Salvo che ha problemi col dispositivo, Latronico, che sta... Nesci ancora non riesce a votare, ha votato, Melilli. Segoni che sta andando a votare, Alberti, Baldassarre, chi altro non riesce a votare? Spadoni, Sibilia, Simoni. Velocemente raggiungete la vostra postazione, per favore. Allora, mi sembra che dopo Baldassarre abbiano votato tutti. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 114 favorevoli, 288 contrari, la Camera respinge. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Vezzali ed altri, numero 1-1100, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Vico. Bossa ancora non riesce a votare. Arlotti. Chi altro non riesce a votare? Alzi la mano. Tidei. Giorgis. Palma. Capua. Palma neanche riesce a votare. Capua ha votato. Capua non ha votato. Ecco. Epifani. Chi altro ha problemi con la votazione? Nessun altro. Dichiaro chiusa la votazione. 275 favorevoli, 114 contrari, la Camera approva. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Morassut ed altri, 1-1102, per quanto non assorbita dalle precedenti votazioni, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Capua. Chi non ha votato? Fossati, Librandi. Chi altro non ha votato? Nessun altro. Dichiaro chiusa la votazione. 269 favorevoli, 113 contrari, la Camera approva. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Polverini ed altri, 1-1103. Come riformulata su richiesta del Governo e per quanto non assorbita alle precedenti votazioni. Il Governo ha espresso parere favorevole, dichiaro aperta la votazione. Montrone.
Montroni, Dall'Osso, Fitzgerald, Occhiuto, Dall'Osso ancora non riesce a votare, Fabbri, Pannarale, chi altro? Fabbri ancora non ha votato, vediamo se c'è bisogno del tecnico, non credo. Bene, sembra che abbiano votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. 298 favorevoli, 112 contrari, la Camera approva. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Brignone ed altri 1-11-07, su cui il Governo ha espresso parere contrario. Dichiaro aperta la votazione. Montroni. Mantero. Chi altro non riesce a votare? Nessun altro? Bene, dichiaro chiusa la votazione. 105 favorevoli, 258 contrari, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della mozione Simone, Valente ed altri 1-11-08. Avverto che a seguito delle votazioni precedenti risulta precluso il primo capoverso del dispositivo. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Simone Valente ed altri 1-11-08 per la parte non preclusa, su cui il Governo ha espresso parere contrario. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Dall'Ai. Manfredi. Manfredi non riesce a votare. Tancredi. Costantino. Da Torre. Qualcun altro? Non mi pare. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 70 favorevoli, 292 contrari, la Camera respinge. Indica la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Buttiglione ed altri 1-11-09 come riformulata su richiesta del Governo e per quanto non assorbita dalle precedenti votazioni, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Malisani. Magorno. Murer. Saltamartini. Chi altro non riesce a votare? Magorno. Caparini. Petraroli, che sta salendo a votare, vuole che l'aspettiamo, sembra di sì. Lupo. Bene, Petraroli ha votato, possiamo anche chiudere. Dichiaro chiusa la votazione. 257 favorevoli, 113 contrari, la Camera approva. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Rampelli ed altri 1-11-10 come riformulata su richiesta del Governo e per quanto non assorbita alle precedenti votazioni, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Montroni. Capua. Chi non riesce a votare? De Lorenzis. De Lorenzis. Qualcun altro? Non mi pare. Dichiaro chiusa la votazione. 298 favorevoli, 113 contrari, la Camera approva. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Saltamartini ed altri 1-11-21, su cui il Governo ha espresso parere contrario. Dichiaro aperta la votazione. Grazie. Schiro. Adesso votate. Schiro. Hanno votato tutti, sembra di sì. Zardini. Bene. Dichiaro chiusa la votazione.
126 favorevoli, 262 contrari, la Camera respinge. Adesso passiamo alla proposta di legge costituzionale già approvata in prima deliberazione dal Senato, numero 3224, modifiche allo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, numero 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare, e dell'abbinata proposta di legge costituzionale numero 2060. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito della discussione è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricordo che nella seduta del 27 gennaio si è conclusa la discussione generale e i relatori e i rappresentanti del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame delle questioni sospensive Rizzetto e Prodani numero 1, Fedriga ed altri numero 2, Sandra Savino ed altri numero 3. A norma del comma 5 dell'articolo 40 del regolamento, in caso di più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire oltre ad uno dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi, per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di 10 minuti, un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di 5 minuti. Al termine della discussione si procederà ai sensi dell'articolo 40, comma 5 del regolamento ad un'unica votazione sulla sospensiva e poi, qualora questa sia approvata, sulle diverse scadenze. Illustra la questione sospensiva Rizzetto e Prodani numero 1 il deputato Walter Rizzetto. Prego. La ringrazio, Presidente.